Assonex si trova oggi per discutere di come migliorare l'accesso al mercato dei capitali delle PMI. Quanto è importante questa discussione? Ma è importantissima e devo dire i segnali sono arrivati molto incoraggianti. Il sottosegretario Freni ha detto che il provvedimento che attendiamo di quick fix, che origina il libro verde, sarà approvato entro il mese di aprile, comunque entro il primo semestre. Ho sentito parlare di consolidamento del mercato, che è fondamentale per la crescita delle nostre PMI. Ho sentito parlare di politiche industriali orientate a avvicinare i mercati delle PMI. Sono tutti momenti importanti per una crescita importante del Made in Italy. Come diceva l'altro giorno il governatore Visco, 40% delle imprese italiane hanno meno di 10 addetti. Questo è un problema serio, sono il doppio della Germania e della Francia. Se avessimo il numero di addetti dell'industria tedesca, sarebbe il 20% più di produttività. Quindi questo momento è l'inizio di una legislatura, credo che i partiti politici che oggi tutti rappresentati abbiano a cuore questo problema, che è un problema bipartisan, e questi segnali positivi sicuramente sono incoraggianti per portare finalmente i mercati di capitali al centro delle politiche industriali destinate alle piccole e medie imprese italiane. Un argomento sentito è quello della semplificazione, sono arrivati tanti provvedimenti, altri ne arriveranno, qual è lo stato della situazione? Allora, lo stato dell'arte, diciamo che all'interno dell'Unione Europea sono stati fatti passi da gigante, è stato presentato il listing package il 7 dicembre che è andato oltre le più rose aspettative. Io ho lavorato con André Wismar nel TESG e tutte le raccomandazioni che abbiamo fatto in quella sede sono state accolte. Adesso si tratta anche lì di fare quadrato il sistema, di lavorare sia con le forze politiche all'interno dei comitati dell'Unione Europea, sia con il trilogo col governo per arrivare a un pacchetto di riforme importanti per quello che riguarda l'accesso e la permanenza. Mercato italiano, come vi dicevo, il libro verde c'è già, arriverà una prima serie di provvedimenti, quindi la semplificazione è partita, Consob ha già operato, con Borsa Italiana pure, quindi ci auguriamo che questo, diciamo, pacchetto importante arrivi a conclusione prima della fine dell'anno.